Per quel che concerne la terza parte del fine complessivo dell'umanità, quella cioè che la natura priva di ragione venga interamente sottoposta alla volontà razionale e l'essere razionale domini sul morto meccanismo, appartiene essenzialmente al suo modo di pensare, che egli sappia questo, che egli riconosca in ciò lo scopo dell'umanità, che egli pertanto consideri e valorizzi ogni attività umana, per minima che sia, da questo lato. La familiarità con questo fine e il rispetto per esso gli serva ad apprezzare gli uomini non secondo il grande o piccolo posto che essi occupano, ma secondo la fedeltà con cui lo amministrano. Il più basso lavoro meccanico, considerato da questo punto di vista, è pari alla più alta attività spirituale, poiché tanto quello che questa estendono il dominio della ragione e ampliano l'impero da lei conquistato. Un contadino o un operaio che, in grazia del suo dovere e per amore del tutto, esercita l'opera sua con vero attaccamento ed attenzione e la porta a compimento, agli occhi della ragione ottiene un posto più alto dei dotti incapaci e dei filosofi inetti. Chi si impadronisce di questo concetto non solo valuterà con giustizia il mondo, le sue relazioni, ma anche innalzerà il proprio valore mediante il sublime punto di appoggio che ha acquistato. Far sorgere, consolidare, vivificare questa maniera di pensare è il punto a cui deve sboccare tutta l'istruzione che io chiamo massonica. Ora potremo considerare come dovrebbe essere impartita questa istruzione e del pari come nulla potrebbe venire acquisito senza istruzione.